Signori miei, bentornati con The Suffering. Sono contento che questa serie vi stia un po' piacendo, diciamo, non alla maggioranza di voi, perché la maggioranza di voi è concentrata su Supermarket Simulator, però sono contento che vi sta piacendo e continueremo a portarla, perché vedo che siete belli gasati. Ah, vediamo, vediamo. Oh, guarda. Pronto? Ciao, pronto! Mr. Gay, sono in Chi? sanatorio con Kennedy, Boettiker, Scott. Ma non pensiamo di essere soli, sentiamo strani suoni. Certo, non so cosa sono. È strano. Kennedy è andato fuori per dare occhiata e non è tornato. È strano. E poi mio Oddio. narghilè si è rotto durante il terremoto. Se il prossimo che esce può portare Baker da infermeria, sarei davvero molto grato. Sergei, passo e chiudo. Gesù, ma questi sono strafatti. Quanti scommettete che sono strafatti? Oh no. Venite, merda! Allarma bianca! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, allarma bianca, dai! Coltello contro coltello, dove cazzo sono? Vai! Ecco! Ah, Gesù! Merda, forse non è stata una grande idea. Sì, no, è una grande idea. Guarda quello. Scendi, stronzetto. Sai come ti affetto? Vabbè, però. Vabbè, 30 anni per scendere. Ah! Questo è niente arma bianca. Faccio il kit, tanto faccio, no? Oh, guarda questo. Cottura lenta, come piace a noi. Quello è rimasto incastrato lì, eh. Attendo il mio arrivo. Ma io passo di qui. Sono anche munizioni, very good. Basta. Siamo. Oddio. Che poi in realtà, credo che stiamo per uscire. Dalla prigione, intendo. Stiamo per cambiare zona. Ma è sceso. Ce l'ha fatta a scendere il pirla. Aspettate. Ci facciamo un po' di roba così. Comunque, se volete il continuo di questa serie, ragazzi, dovete mettere il likes. Dovete mettere il likes. Oh, guarda. Che muori. C'è una munizione qua? Beh. Mettete il lick. Ma che cazzo? Ce n'è ancora, ma noi ce le freghiamo. E andiamo avanti. Oddio. Sta andando a fuoco? No. Sembrava stesse soffrendo. Vediamo qua come la situa. Altri poracci qua che non ce l'hanno fatta. Ok, ho abbassato un po' le impostazioni audio perché la musica era troppo alta. E che cazzo? Non c'ha bisogno della musica così alta. Comunque, ah, il cimitero. Un posto dove anche io un giorno vorrei andare. Oddio. Buono. Sento le formiche addosso. What? Buono, oh Gesù, oddio, fatemi uscire. Sì, lo sono tutti. Ok, via, continuiamo. Fa così male. Papà, non c'era mai. L'uomo cattivo era la tua vita, oddio. Torg. Come hai potuto buttarla via così? Ma sei tu che hai ammazzato i bambini? Che vuoi? Oh Gesù, oddio, stavo cadendo di sotto. Ok, mo la strada. Qual è? Qua è chiuso. Ma no. Dinamite, buono. Vabbè, questo di certo questo è meglio di una. Aspetta, come si selezionava? Ah, ok, abbiamo la dinamite. Certo che è meglio di una flash. Decisamente meglio della flash. Comunque non è passato da lì, credo. Vi ricordate quello che avevamo aiutato a E poi fuggire? questo detenuto mi ha pregato di dargli un'arma per Oddio. difendersi. Ma ci pensi che palle che ha avuto? Non sono stato assunto per questo. È un classico. Se non fosse per i detenuti, nessuno di noi sarebbe venuto in questo posto abbandonato da Dio. Gli ho dato una possibilità quando sono arrivato qui la prima volta, ma quegli stronzi non collaborano affatto.
valgono quanto un branco di animali rabbiosi. Basta vedere come si trattano tra di loro. Come ci trattano. Vero. C'è sto frocio che m'ha cagato in testa la scorsa settimana. Cazzo che sbocco. È un dannato zola dentro. Forse Hargrave ha avuto l'idea giusta. No. Ce l'avevano ciucciato come si deve. Scusate ragazzi, volevo premere C per abbassarmi, ma ovviamente C mi fa trasformare. Il detenuto ha una pistola. Sparagli. Oh no. Che raga, non voglio ammazzarli però. No, sono tornati. Oh, ma che cazzo. Oh, bene. Ah, io non li aiuto. Cavatevela da soli. Legge per voi. Non frega niente, raga. Io mi becco i vincitori. Mi stanno seguendo a me? Via! Oh! Credo che dopo... Che cazzo è sta roba? Che è Tremors? Oddio! Sparito qua sotto! Sì, guarda, si stanno facendo la canna che sta... Stai colpendo l'albero, però dai, ce la puoi fare secondo me. Bella mia. Mi sparerei in testa. Ma lo segno come nemico, eh. Però, oddio. No, c'è una mia di merda, guarda che roba. Non credo mi segua. Oddio, sì, mi segue. Vabbè. Che in realtà se lo ammazzo non dovrebbe rompermi le balle. Per quanto riguarda, cioè, le azioni cattive, intendo. No, madonna, vero? Attenzione da sotto. Oddio! Ce l'ha fatto volare e poi è diventato poltiglia. Fantastico. Oh, Gesù. Poracci, guarda che tocco. No! Morto! Oddio! Piace come si vibra in aria, tipo. Fantastico. Ok. Bene. Sto cercando di guardare attorno in caso ci siano segreti, roba del genere. Finalmente però siamo fuori dalla prigione. Finalmente. Comunque parte del gioco, guarda qua. La cava. Mi ricordo che c'erano robe creepy. Andiamo qua, torniamo indietro. C'erano robe creepy. Non vorrei sbagliarmi con il gioco, ma credo che fossero anche qui le robe. Cioè, qua ci sono le robe creepy, eh. Intanto quelle che mi sto ricordando io, ecco. Ma credo che sia. Oh no, aspetta. Ho letto adesso TNT. Se dopo un colpo salta in aria. Oddio, aspetta. Ma che era? Ma tanto non serve a nulla. Oh madonna. Ok. E non c'era niente, ho fatto tutto ciò per nulla, va bene. Qua posso arrampicarmi? No, che cado di sotto, meglio di no. Ci sono i Tremors di sotto, non so che cosa sono. Non mi ricordo. Guarda lì. Wow, bello. Non so cosa. Dai, non rompete! No. Mi occupo prima di me. Che poi sono infiniti, no? È inutile sprecare tempo allo stesso modo. Ma c'era della dinamite, non l'ho preso, l'ho fatto saltare in aria, questo è un genio! Bene, litigate fra di voi, io c'ho da fare. Guardate. Non so cosa siano. Delle cose sottoterra perché non mi hanno attaccato, però vabbè. Punto di controllo, diciamo alla cava. Alla cava, ecco. Un piccato della cava. Signori, con calma!
Lei senza testa? Oh, yeah. Vediamo se sono robe strane, robe creepy. Sono tutti impiccati. Oh, dinamite. Dinamite. Qua ci serviva la dinamite, ve lo dico io. Sta zitto, ci stanno ascoltando. Ok. Non avvicinarti, possono sentire i tuoi passi. Che devo fare? Devo rimanere qua a volo? Vado così? Oddio, filmato. Maledizione! Corri, bici! Beh, è morto da eroe. Sì, decisamente. Salta fuori. Come lo... E volendo posso anche... Ah, dinamite in terra, non esplode. Ah! Vai, vai, affrontami. E anche deboluccio. Talpa. Ok, c'è l'archivio, non ve lo stavo mostrando, ma c'è l'archivio, perché mi sono dimenticato assolutamente di farvelo vedere, questo no, un Consuelo, fanculo Consuelo. Gli appunti. Aspetta, ma che... In queste pagine ho... Ok. Questo. Tossicomane. Quando fu introdotta negli anni 70, la pratica dell'iniezione letale era considerata la forma più umana di esecuzione capitale. Ad oggi sono state eseguite 25 condanne di questo tipo ad Abbott. Per questa creatura, che chiamo il tossicomane, anche il più piccolo movimento è motivo di sofferenza. Non sembra gradire il cocktail di pentotal, bromuro di pancuronio e cloruro di potassio nelle sue vene. La serie impressionante di aghi che ha conficcato in corpo peggiora solo la situazione. Bene, bene. Prossimo. Impiccato. Non solo quest'essere è stato impiccato, ma, a quanto pare, è stato anche spogliato. Forse esiste un legame fra queste creature e la leggenda di quei detenuti che, infuriati per la morte di alcuni loro compagni in una miniera, si rivoltarono, impiccarono e scuoiarono 5 guardie. Gli impiccati hanno dei poteri superiori a quelli delle altre creature e possono sbucare dal soffitto devastandolo completamente. Ah, bene. Questa... Talpa. Sono tra le creature più pericolose che io abbia mai visto. Soprattutto perché sono in grado di saltare fuori dal terreno all'improvviso, per poi risprofondarvi altrettanto rapidamente. Sembra esistere un legame mistico fra queste talpe e il suolo di Carnate. Hanno l'aspetto di un corpo umano chiuso in un sacco di juta e immobilizzato con cinghie di cuoio. In alcuni punti presentano anche delle catene d'acciaio. Credo che rappresentino i sepolti vivi. Ok, questi sono bloccati, poi li sbloccheremo e ve li mostrerò. Sì, abbastanza creepy. Anche vedi le creature, poi è una figata questa cosa, che sono comunque ispirate appunto a... Cioè, sono sempre comunque sia dei prigionieri che hanno fatto una brutta fine, o comunque sia di gente che ha fatto una brutta fine. Sì, signorino. Qua c'è altro però. C'è un kit, tanto se ne frega. Ok, dobbiamo seguire la bambina. Tiro fuori il cinto la meno perché sta ridendo un po' troppo. Che okay, no, ok. Sicuramente una trap. Incredibile. Nuovo livello. Io c'ho costantemente la torcia accesa perché tanto. Oddio, le gemelle. Ah! Pure! Grazie. E poi alla fine. I tremors, no? Le talpe. Lo potete evitare tranquillamente, basta andarsene. Chi è? Oddio, non so se li uccisi. Vai a cagare. Mi sa che sono infiniti, non vorrei dire, ma... Venghino, signori, venghino, top! Ma sì. Si vive una volta sola. No! Cazzo ho fatto?
Ok, è andato. Wow. Possono in realtà. No, no, ci seguono questi. Meglio staccarli. Merdoso. Ma dai, ma è rimasto. Ne sbuca sempre uno. Oh, muori. Vieni, vieni, forse è l'ultimo. Vabbè. È diventato cacca. Ok, continuiamo per la nostra caverna. Un po' pericolante, ma chi se ne frega. Chi cazzo ha avuto l'idea di venire in questa fottuta cava? Nessuno ha suggerito di meglio. Almeno nella prigione sapevo dove minchia ero. Qui non so se vado o vengo. Non importa, siamo tutti all'inferno adesso. Ma che razza di accento è? Se vado, vengo. Che cazzo. Ok. No. Va a guardare quanto le balle. Le mie gambe! Merda! Credi che a qualcuno gliene freghi? Se lo meritano! E non potete lasciarci qui! Aspetta un secondo. Attento! Crolla! Fatemi uscire! Dovete aiutarmi! Non potete lasciarci qui! Se lo meritano! Sì, se lo meritano. Detenuti del cazzo! Non vale la pena preoccuparsi per loro! Lasciali marcire! Minchia grave! Cioè, impiegavano i detenuti nelle cave e poi crollato le hanno lasciate marcire, ma che cazzo è? Grave. Madonna. Vedi, per quello che dicevo così creepy, guarda i cadaveri. Figato. Mi piacciono a me i dettagli creepy così. Ma che cazzo, guardali! Toh. Oh merda, ho sbagliato. Sapete che forse la dinamite riusciamo a lanciarla lì in mezzo? Ancora lì. Ok. Ma questo cosa fa esplodere? Ah, probabilmente quello, potevo evitare di sparare, però. Ok, qui c'è qualcosa? No. Che delusione. Facciamo due kit al volo. Ne abbiamo bisogno. Non c'è altro. No. Ah! Come fa a saltare qua sopra? Ma ehi, zuzzurellone, come facciamo a passare qui sopra? Ah, ecco, vedi. Madonna. Meglio di un gatto, eh. Grandissimo torco. Oh, Gesù! Mi ha preso proprio in pieno! Ma che cazzo! Mai che lo becco. Mi ha fatto la sorpresa. Infame. Guarda lì, ce ne sono altri. E questo? Qui invece. No! Mi stavo per cadere di sotto. Whee! Ok. Vabbè. Okay. Oh, bastardo però! Fagli infame! Carogna! Veloce che poi riscende! Ok, let's go. Qua ne sbucano altri. Bastarda! Poltiglia sei diventato. Bengala. Che non li ho usati in tutto il gioco perché c'è talmente tante. Talmente. Gesù. Talmente tante, dicevo. Ah! No! Vediamo scoppia. Catena. Ma quello è in fondo. Mica non esplode. Dicevo, c'è talmente tante batterie però è torcio, perciò. Ma sapete cosa? No! È ora di massacrare gli stronzi! Yeah. Che poi non è potente, cioè è potente, E potente. Ancora! Ma l'ho appena tolta! Brutto merdoso! Muori! Dicevamo. È potente. La trasformazione è in mostro. Ma non è così overpower, diciamo. Ma scusate, ma così ne arriva all'infinito. Ma sì, proprio che ne arriva all'infinito, io devo levare le palle.
Venite, venite! Ah! Vediamo se dove balla. Sì, sì, fai i tuoi giramenti, bla bla bla. Oh! Thank you. Ah! Vedi che è entrato lì dentro, guarda! Steccato! Oh! Andiamo via, va! Ah, le bambine! Seguiamo le bambine di Shining! Guarda qua! Dinamite! Oh! Aspetta, aspetta, ti lancio un bel confetto! Io sto ancora vivo! Oh, bastarda tua madre! Non so se te la faccio pagare, pezzo di merda! To merda! Enjoy! Infame! Ok. Non mi ricordo assolutamente il finale di questo gioco, c'è un ragazzo che fa di voi che non l'ha finito. Ogni volta che ne stendo uno ne viene fuori un altro! Al suo posto! Da dove vengono? Chiedo questo. Quella buca! Credo che porta fuori uno da lì! Vi vedrete il finale, se lo seguite. Ok. Morti tutti. Raga, ci ho provato, no? Con le loro zampettine. Mi spiace. Ho provato a salvarli, ma non volevano essere salvati. Aspetta. No, si spegne? No, non si spegne. Do un'altra. Ma pure un'altra. Ok. Ah, mi spiace. Portare dei fiori alle vostre donnine. Ora. Si va di qua. Vedi, per quello mi sembrava strano che ne arrivasse all'infinito. Arrivano dal portale. Qua dobbiamo chiudere qualche portale molto probabilmente. Mettiamo no, la doppietta, mi piace, mettiamo la doppietta, arma preferita. Ok, ma forse non dobbiamo chiudere nulla. Questo io non l'ho ucciso, non è morto, ok. meglio non avere dubbi. Ok. Nel dubbio. No, vabbè, non lo faccio saltare neanche se ne frega. Punto di controllo, ok. Addosso ai sorveglianti! Dobbiamo fargliela pagare! Legateli! Sono soffocati lì dentro! What? A quei bastardi è andata fin troppo bene! Spegniamoli vivi! Addirittura. Oh! Vabbè! Fatti vedere. Oh merda. Il mio amico ce l'ho e lo uso. Ma com'è possibile? La diminuzione ti scoppia in faccia. Bastardello. Andate a caricare qua. Ma dove è andato? No. Deve essere che comunque si sono vendicati i detenuti per quello. C'era cioè quella miniscena. Si sono vendicati di quello che è successo nelle caverne. Credo. Non lo so. Suppongo. Oppure sono visioni a caso. Non credo. Sono visioni a caso. Ma scusa, eh! Ma rimani te lì, no? Oh, ma guarda! Ok. Questo furgone non mi piace. Vabbè. Continuiamo. Siamo usciti allora dalla prigione. Credo ci sia una cittadina. Io non mi ricordo perfettamente, ma dovrebbe esserci una cittadina. Credo. Andiamo con il nostro amico Tremors che ci segue. Ehi amico! Da questa parte! Da questa parte! Dove sei? Ah, eccolo! Ehi! Aiuto! Mi stanno le costole! Grazie amico! Spero che te la cavi anche tu, eh! Ma come hai fatto a volare? C'è ancora speranza. Vedi? Solo azioni buone, signori. Solo azioni buone. Come ha fatto a volare? Cioè, io ho messo la roccia lì, ma questo punto è vuoto.
Cioè, è riuscito a volare. Gli ho dato la forza di volare. Vi rendete conto che brava. Che brava persona che sono. Cioè. Oh, le bambine. Le bambine Shining. Il demonio ti ha intrappolato. Non sei una cattiva persona. Devi avere fede. Ah. Beh, davvero portano buone notizie. Oddio, mi ricordo sto nuovo mostro. Me lo ricordo. Se non sbaglio era quello delle streghe. No, il mostro, vabbè, tipo una roba simile alle streghe, perché ai tempi passati bruciavano le streghe. Una roba del genere, se non ricordo male. Vabbè. Perfetto. Queste caverne. Ole. Questa era la zona di prima dove c'era appunto il furgone. Non mi chiedo se potevo andarci, ma non credo. Non ricordo ci si poteva andare. Boh. Bene. Vicolo cieco, ma non credo ci sia un buco in qualche... No? Ah, ecco. Vedi? Gesù, mi sono scagazzato. Stavo guardando questa cosa. Infame. Minchia, sti effetti, veramente, guarda. Oh, what the fuck? Posso andare qua sopra? Ma è giusta la statua o è bonus? C'è sempre il dubbio. No, è giusta! Aspetta. Ma è giusta, perché mi ricordo dove stiamo andando da lì. Anche perché qua è chiuso, vabbè, lasciamo stare. Continuiamo. Mi ricordo questo. Guardate dove stiamo arrivando. Guardate dove stiamo arrivando. Vi ricordo già l'entrata. Me la ricordo. Se non erro è l'istituto psichiatrico. Cioè, il dottor Killjoy mi ha messo il coso affilato nella testa. E ora sono felice. Tanto felice. Tanto felice. Gesù, guarda che creepy. Cadavere lasciato qui. Il manicomio era questo. A marcire. Che creepy. Non è proprio un videogioco. Però figa, io mi interrogo. Se come sia possibile. Oddio. Eravamo a Druid Hill, in quel vecchio gazebo malandato. Eri così bello, sembravi così maturo. E poi? Quanti anni pensavi che avessi? Mi sentivo così giovane vicino a te. Le mie amiche mi invidiavano. E siamo stati davvero bene insieme. Per un po'. Ho continuato ad amarti anche dopo averti lasciato, Torg. Pensavo a te tutti i giorni. E ti penso ancora. Non ti piacerebbe poter tornare in quel gazebo? Era tutto così perfetto. Ma a volte penso che non mi hai dato altro che sofferenza. Sì. Non mi sono avvicinato più di tanto perché non volevo che magari si interrompesse il dialogo, perché alcune volte mi ha dato sto problema. Magari mi avvicino e boom, dialogo interrotto. Ecco qua. Facciamo prima così davvero. Gli lasciamo la dinamite, buonanotte. Quanto esplode sottoterra. Noi non ci danneggi. Noi andiamo a controllare tutto quanto c'è qua in giro. Quindi qua c'è una strada. Guarda! Guarda c'è qua. Aspetta, prima eliminiamo sti stronzi, perché sennò mi fanno godere di ciò che trovo. Toh. Buonanotte. Il dottore ha guardato dentro la mia testa e ha tirato fuori le cose cattive. Minchia, grave una cosa del genere. Cioè, abbandonato. Morto così, marcio, assieme a quell'altro che avevo beccato, nulla. Cioè, questa zona dell'isola è proprio abbandonata. Così.
Nessuno ha più chiesto di lui. Che... Poraccio. Dimenticato lì a marcire. Di qua non credo. No, non posso andare qua. Ah, un altro qua. Questo come cazzo? Killjoy è una persona speciale. Non penso più cose cattive ora. Sono contento per te. Mi spiace perché non. Non sono io che ti ha ritrovato. Ti ho ritrovato. Qui che c'è? Sono cadaveri sparsi un po' ovunque. Guarda, guarda. Il dottor Killjoy mi ha liberato dalle voci che sentivo nella testa. Ora sento solo la sua voce. È una cosa positiva questa. Sono cadaveri un po' ovunque. Marci. Prima di addentrarci all'interno del manicomio, ovviamente controlliamo ai lati, diciamo. Okay. Infatti, però non so se si entra da qua in realtà. Probabilmente sì. Sì, si entra da qua. Aspettate, aspettate! Controlliamo là dall'altro lato. E poi si entra anche da qui. What the fuck? Quindi mi lasciano quel dubbio. Qual è la zona bonus? Spegniamo la luce che non c'è bisogno, sto sprecando solo batterie tanto. Guarda un altro, guarda, guarda. Dottor Killjoy ha reso tutto così semplice. Eh sì, ti ha solo tagliato la testa, non ha manco la testa, sto qua, quindi perfetto. Alla grande. Ok, non so. Controlliamo prima l'altro lato, però anche qua, non lo so. Tanto ci dobbiamo entrare a prescindere, quindi blu. Vedi? Vedi? Guarda, guarda quest'altro. Vediamo questo cosa dice. Top 3 rimasti, però lì. Oh madonna, che succede? No, ho sbagliato mira. Oh. Vedi? Abbiamo passato da quello o dall'altro. Aspetta. Ok, sono andato. No, c'è ancora questo. Dai. Sto. Ancora, guarda qua. Mi trovo. Sciocco. Allora, si può passare da qui oppure? Qua è chiuso. Oh, bene. Qua probabilmente è chiuso. Sì, è chiuso. Mi fa entrare. La strada è quella allora. Da lì era lo squarcio di prima. Devo passare di qua. Qui dietro. Ok. Ridammi la doppiata, seda. Signori miei. Oddio, è crashato un attimo il gioco, fortunatamente nulla, perché siamo già fottuti. Benvenuto, gentile signore. Sono lieto che sia qui per assistere allo spettacolo. Uno spettacolo che avrà lei come tema e che, sono certo, sarà di suo gradimento oltre che di mio. Ma credo che ancora non ci abbiano presentato formalmente. Torque, vero? Il mio nome è Killjoy, dottor Killjoy, e io sarò il suo psichiatra per questa sera. Benvenuto nell'istituto di Carnate per la cura delle ansie sconvolgenti, delle demenze impossibili e dei disturbi perversi. Oh, Torque, cerchi delle risposte? Se sì, perché sei venuto? Io come faccio a seguire bene quello che mi viene detto a questi stronzi? Lo vedono proprio adesso. Torque. Un attimo. Ok. L'ho selezionato. Ah, l'ho finito, mannaggia.
accecato, non so come vi trovano la testa. Non ha la testa e non ha gli occhi, però è rimasto accecato, fantastico. Ok. Porta bloccata. Non rompiamo i mobili. Non possiamo. Ah, che chiuso. Qua sopra. Non possiamo andare qua sopra? No, oh, Torque, minchia, mi deludi. Solitamente c'ha sta cosa di aggrapparsi, c'è quella lì. Andiamo di qua. Anche sto livello era abbastanza creepy. Piuttosto creepy era sto livello. Ma è difficile ridurre all'obbedienza il cervello umano. Talvolta ci vuole qualche scossetta. Cosa? Ok. Aspetta un secondo. Non so se ciò che stiamo per fare è negativo. Beh no, è già morto, quindi. Almeno da energia, no? Madonna, è già morto, che se ne frega. Ok, c'è sempre il dubbio, no? Detenuto, resta dove sei! È solo uno scherzo. Come hai fatto ad arrivare qui? Non avresti dovuto lasciare Abbott? Non ti hanno detto niente? Guardalo. Avanti, traffatto. Prego, avanti. Certo, vieni avanti, non ti rinchiudo. Mi chiamo Sergei. Aspetta, sei proprio lì? O forse sto di nuovo sognando? No. Sei vero, da? È un lurido immigrato. È così gentile. È uno schifoso drogato. Boticher, Kennedy, Scott sono usciti tutti. Volevano cercare di scoprire cosa succede. Io mi sono detto, perché? Sento dei suoni. Boom, crash. Ah! Ho visto delle cose attraverso porta laggiù. Cose che non voglio rivedere, capisci? Resto qui, al sicuro. E ho una pipa per tenermi compagnia. Può aiutarti a trovare quello di cui mi hai bisogno. Dagli una pallottola. Il mio in testa. Unico dispiacere è stereo, si è spento, non funziona, capisci? Se solo potessi sentire ancora un po' di mia musica, sarei un uomo felice. In seminterrato c'è un generatore che abbiamo collegato noi guardie. Penso che si sia staccato. Se riesci a ricollegare, mi farai felice. Okay. Strana storia di questo posto. Era una casa per matti, un posto dove mandano gente che non sa distinguere. Un accidente di niente. Io mi curo da solo, da... abbandonato per molti anni. Ora noi guardie veniamo qui per sentirci liberi. Unico posto in isola dove mi sento al sicuro. Sì. Credo che vuoi qualcosa qui. Vuoi fumare pipa con me? Magari. No, non credo. Penso che è qualcos'altro. Una strana cosa che succede in questo posto. Forse ti crea problemi? Ti chiedo, perché preoccuparsi? Rilassati, fai come altri. Altri sono già morti. Mio narghilè si è rotto durante il terremoto. Chissà che altro si è rotto in questa vecchia casa. Forse qualcosa in soffitta. Forse vuoi andare a vedere? Ah, io? Bastardo. Ma abbiamo sconvolto l'equilibrio. Ora spiriti di questo posto vogliono liberarsi di noi. Oddio. Io? Non hanno colpa loro. Ok, allora me ne vado perché sennò questo qua... Hai detto qualcosa? No, ho solo pensato che stessi parlando. Sei uomo tranquillo. Poraccio. Arriviamo alla parte che mi piace. In questa stanza, grazie alla mia migliore interpretazione di sempre, riuscirò a svelare tutti i misteri avvalendomi di un dispositivo sperimentale che mi permette di ricostruire un territorio ancora sconosciuto. Ma prima di partecipare allo spettacolo, devi dimostrarmi di voler guarire veramente e di meritarti il mio aiuto. A presto, spero. Gesù. Allora signori, termino qui questa altra parte di The Suffering, spero vi sia piaciuta, continuate a supportare la serie, ci vedremo presto con un'altra parte. Ciao a tutti.